Xerox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. All'inciviltà, a rischio il decoro urbano. Sono previste multe per i rifiuti abbandonati e per l'uso delle bici in villa. La Corte dei Conti bacchetta il comune per i debiti fuori bilancio, ma le parole del sindaco sono rassicuranti. Feste patronali sui social. L'emergenza sanitaria non ferma la fantasia dei più piccoli e la tradizione bitontina. Bitonto verso la Serie C, ma è necessario che partano i lavori di ristrutturazione dello stadio. Buonasera e bentrovati con l'appuntamento settimanale dedicato all'informazione di Radio Zero. Lo abbiamo sentito dai titoli, con la fase 2 tornano in strada anche gli incivili. Il comune di Bitonto è corso subito ai ripari, dichiarando guerra a chi abbandona rifiuti per strada. Stop anche alle bici in villa, grazie ai dissuasori installati all'ingresso. Con la fase 2, soprattutto a seguito delle nuove aperture del 18 maggio, in città è ripartita la movida. Il centro storico è tornato a pullulare di gente, ma anche di tanti incivili. In questi giorni bottiglie, cicche di sigarette e altri piccoli rifiuti sono stati infatti abbandonati sulle nostre strade e piazze. Ma l'amministrazione comunale non ci sta. Con un'ordinanza il sindaco Michele Abaticchio ha fatto scattare la guerra agli sporcaccioni. Chi verrà sorpreso a gettare rifiuti per strada subirà una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 25 e i 500 euro. Stessa sorte toccherà anche a bar, pizzerie, ristoranti e distributori automatici che non rispetteranno il divieto di vendere bevande in bottiglia o contenitori di vetro. I pubblici esercizi inoltre dovranno essere dotati di raccoglitori e contenitori portacenere. Ho chiesto all'ICV di dotare i locali commerciali del centro storico di raccoglitori mirati a ridosso del locale. La scelta deriva dalla voglia di impattare meno sotto il profilo estetico. Una piccola collaborazione richiesta dai commercianti chiedendogli di mettere dei posaceneri a supporto del locale è stato un piccolo sacrificio ulteriore che gli abbiamo richiesto, che se, voglio dire, sicuramente sarà compensato comunque delle agevolazioni che gli stiamo programmando di dare. Ecco. Tra le ordinanze firmate dal primo cittadino in questi giorni, anche quella di riapertura della villa comunale. Da lunedì il nostro principale parco pubblico è tornato fruibile dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Per accedervi però è necessario attraversare dei dissuasori, installati per contingentare gli ingressi e per porre un freno al traffico di bici tradizionali ed elettriche. Di quello siamo soddisfatti, perché comunque la lotta alle bici in villa comunale, diciamo, una lotta che viene, diciamo, non so da quanti sindaci fa. L'idea di posizionare tornelli, proposti dal comandante della Polizia Municipale e raffinati dagli assessori Mangini e Bonasia, era in realtà già stata studiata a Palazzo Gentile. Per l'emergenza Covid-19 però si è potuto accelerare la pratica. Per diversamente abili e carrozzine è stato invece predisposto un altro accesso, monitorato da una sola persona. L'esperimento, come confermato da Michele Abaticchio, sta funzionando. Pensavo qualche reazione un pochino più violenta da parte dei soliti noti, in realtà sono semplicemente allontanati. E il 18 maggio scorso le attività commerciali hanno riaperto i battenti, con mille accortezze soprattutto per i clienti. Finalmente oggi avete riaperto dopo 2 mesi e mezzo di stop. Come è andata questa prima giornata? Questa prima giornata è andata bene. Noi in particolar modo abbiamo aperto già più di un mese fa, perché avendo articoli da bambino e quindi avendo la necessità le future partorienti di dover fare corredino, abbiamo aperto anticipatamente. Oggi c'è sicuramente più movimento perché tutti i negozi, tutte le attività sono aperte. A primo impatto abbiamo visto che comunque c'è entusiasmo
almeno in questa prima giornata c'è entusiasmo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che tutto torni alla normalità, come abbiamo lasciato alla fine. Sono venuti già i primi clienti oggi? Sì, fortunatamente sì. Ho detto, c'è stato un bel approccio, ho detto, c'è entusiasmo, almeno quello che si vede dalla prima giornata, dal primo giorno. Sì, oggi ci sono state le mie clienti storiche che non vedevano l'ora di incontrarci, quindi anche di poterci almeno guardare, perché lo sguardo oggi è quello che viene più impresso nel cuore. Immagino che avete anche molta merce in venduta della collezione vecchia e ora avete sicuramente integrato con l'abbigliamento estivo. Allora, della collezione vecchia, diciamo, quello che non si è venduto è un discorso tutto legato alla cerimonia, quindi, e anche altre ricorrenze come le comunioni, i battesimi, che sono stati spostati per il 2021, se non erro. Altri invece, se si faranno ad ottobre e novembre. Allora, a livello nazionale credo che i saldi siano in ogni caso slittati al primo di agosto piuttosto che ai primi di luglio e speriamo che le cerimonie si possano fare nei primi mesi autunnali in modo da poter sopperire in un certo senso alle perdite avute con la chiusura forzata. Voi quali procedimenti avete adottato per mantenere la vostra attività? Secondo le norme previste dal governo? Allora, igienizzanti in ogni stanza con la loro colonnina apposita, due persone per volta, in realtà su appuntamento, in maniera da poterci organizzare. Abbiamo un registro dove scriviamo anche i nomi e cognomi di chiunque entri in negozio per monitorare tutto, e abbiamo tantissima cura anche per l'igiene dei capi. Abbiamo uno stendino apposito dove posizionare i capi che ognuno ha provato e che non acquista, ovviamente, che igienizziamo ogni 2 ore. Questa settimana è partita con l'avvio di un'inchiesta a carico del procuratore capo di Taranto, Carlo Maria Capristo. Con lui anche 4 bitontini. Sentiamo i dettagli. Sono cominciati ieri i primi interrogatori di garanzia degli indagati nell'inchiesta che lo scorso 19 maggio ha portato agli arresti domiciliari del procuratore della Repubblica di Taranto Carlo Maria Capristo e di altre 4 persone di Bitonto, un ispettore di polizia a servizio di Capristo e 3 imprenditori fratelli tra loro. Alla base dell'inchiesta ci sarebbe una storia di usura, probabilmente inventata, e la ferma presa di posizione, nonostante le pressioni di un giovane magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani, Silvia Curione, contro l'ipotesi di perseguire in sede penale una persona denunciata dai 3 imprenditori senza che pare ce ne fossero i presupposti. Una indagine durata 1 anno e che il 19 maggio scorso ha portato all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare e domiciliari per Capristo e per i 4 bitontini coinvolti. Secondo quanto si apprende, l'interrogatorio di garanzia dell'ex procuratore di Trani invece dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana. Troppe spese e in ritardo per i debiti fuori bilancio e non poche ombre sul rapporto debito-credito con le partecipate. La Corte dei Conti bacchetta il Comune, ma il sindaco rassicura, si tratta di vicende degli anni 90. Chiarimenti su discordanze di importi, debiti fuori bilancio, rapporti con organismi partecipati, parametri di deficitarietà strutturale. La Corte dei Conti bacchetta, seppur con garbo, il Comune di Bitonto e lo fa passando alla rete di ingrandimento i bilanci 2016 e 2017, il cui disco verde a rendiconto è arrivato persino in ritardo rispetto alla normativa vigente. L'organo contabile, in modo particolare, ravvisa che da Palazzo Gentile abbiano speso troppo e con ritardo per i debiti fuori bilancio, provocando un aggravio delle spese per l'ente che, se continuato, potrebbe addirittura causare il superamento dei parametri di deficitarietà. Sulle partecipate, invece, si registra, secondo la Corte, ritardi nella riconciliazione dei rapporti debito-credito con gli organismi, disallineamenti tra crediti e debiti reciproci, nonché anomalie relative alla SAMB, ormai prossima allo start. Queste osservazioni non sono passate in silenzio.
e si sono trasformati nella nuova polemica a distanza tra il sindaco Michele Abaticchio e Forza Italia. Secondo i forzisti, infatti, saremmo dinanzi a una gestione incauta, incapace e quasi dolosa della cosa pubblica da parte della maggioranza, che deve quindi dare spiegazioni ai cittadini. Il dolo non esiste, ribatte invece il primo cittadino, perché i debiti fuori bilancio in questione derivano da altre amministrazioni e si riferiscono sulla vicenda espropri relativa agli anni 90. E cambiamo decisamente argomento. Si avvicinano le feste patronali, non ci saranno processioni o grandi festeggiamenti, ma c'è chi si è adoperato per renderlo social. Don Rocco, ci vuole illustrare il programma di quest'anno delle feste patronali, come verrà svolto? Sicuramente in una maniera non convenzionale, ma sicuramente innovativa e originale. Certo, ho utilizzato spesso in questo periodo una frase per dire ciò che ha provocato un po' la pandemia. Il fatto che la comunità cristiana non si ferma, ma cambia. La Chiesa in questo momento storico ha potuto riscoprire ancora di più, sull'esempio di Maria, la sua vocazione di madre. Madre che si fa carico, ecco, di un popolo che chiede aiuto in un momento particolare. Durante gli altri anni, ecco, c'era questa grande tradizione di allestire altari all'interno delle corti del centro storico. Quest'anno ci siamo chiesti come potremmo fare qualcosa del genere se non ci si potrà radunare nelle corti per evitare assembramenti. Abbiamo pensato, ecco, di far entrare gli altari mariani all'interno della nostra chiesa. Come? Potendo allestire gli altari mariani non nelle corti, ma all'interno delle proprie case, facendo diventare quegli altari un momento di preparazione per vivere questa festa del cuore e del paese, potendo poi fare in modo che le foto dei propri altari mariani, mandati per mail anche, ecco, al Comitato Feste di Bitonto, potessero essere visualizzate in diretta durante la veglia. E quest'anno abbiamo pensato anche di indire un concorso, ecco, un concorso letterario, che permetterà ai ragazzi dalla quinta elementare, ecco, alle classi anche di scuola media, di poter raccontare, ecco, sia storicamente quello che è stato il miracolo avvenuto il 26 maggio del 1734, ma poi portare anche, ecco, la propria fantasia all'interno di questo racconto. Ecco, ciascuno potrà poter partecipare personalmente inviando, ecco, questo scritto all'indirizzo mail che troverete sulla pagina del Comitato Feste, e poi questi lavori, ecco, saranno in qualche modo, ecco, letti e da una giuria poi giudicati, e per cercare anche di capire quale di questi scritti sia stato il più corrispondente un po' alla tradizione, ma anche a quello che è l'originalità di ciascuno di viversi questo momento all'interno di un altro contesto storico. Ecco, l'altra gara, se vogliamo chiamarla così, è stata quella dei giomadonnari, è stata chiamata in questo modo, cioè i ragazzi, non potendo quest'anno vedere le luminarie, non potendo vedere tutto ciò che era da corollario, no, alla festa, immaginare la festa e pensare come quest'anno io immagino la festa patronale, e mandare i disegni sempre al Comitato Feste all'indirizzo che trovano sulla pagina Facebook. Saranno poi esposti nell'atrio della cattedrale e poi, ecco, giudicati da una giuria che, ecco, assegnerà un premio a colui che magari è stato un po' più, ecco, più originale in questa creazione della festa personale. Non dobbiamo illuderci di poter vivere la festa in maniera quasi inesistente, invece ancora più forte vogliamo viverla, facendo in modo che questo momento storico possa dare a noi dei messaggi diversi, ma certamente fedeli a quella che è l'originalità di questa festa patronale. Il 17 maggio scorso, all'interno della cattedrale di San Sabino a Bari, Don Pasquale Muschitiello e Don Antonio Bonerba hanno festeggiato il loro giubileo sacerdotale.
Furono ordinati sacerdoti 50 anni fa da San Paolo VI, nel giorno di Pentecoste del 17 maggio 1970, in cui ricorreva anche il giubileo sacerdotale del Papa. Parliamo di Don Pasquale Muschitiello e Don Antonio Bonerba, che hanno festeggiato il loro sì a Gesù con una celebrazione eucaristica all'interno della cattedrale di San Sabino a Bari, presieduta da Monsignor Francesco Cacucci, e collegati via streaming con parenti e amici a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria da coronavirus. I due sacerdoti, l'uno bitontino e parroco della chiesa di San Ferdinando a Bari, l'altro barese e parroco della chiesa matrice di Trigiano, furono scelti dai loro vescovi, uno per la diocesi di Bitonto-Ruvo, l'altro per quella di Bari. Con l'annessione della diocesi di Bitonto a quella di Bari si è avuta la particolarità di festeggiare questi due sacerdoti, che erano tra i 278 diaconi provenienti da tutto il mondo quel 17 maggio di 50 anni fa a Roma. Sì, devo dire che questi due sacerdoti io li porto particolarmente nel cuore. Per questi due aspetti, un aspetto di disponibilità, di dolcezza e soprattutto di umiltà, perché il Signore fa opere grandi, ho detto, lo Spirito Santo è un grande artista, e lo fa con persone che guardano non a se stessi ma al Signore. E posso testimoniare che questi due sacerdoti questa testimonianza l'hanno resa costante nella loro vita. Rappresentate Cristo, diventate strumenti, ministri a servizio della Chiesa e della umanità, disse Papa Paolo VI durante la sua omelia, e i due sacerdoti ne hanno fatto davvero missione nel loro tempo a servizio delle comunità di Bitonto e Bari. E l'entusiasmo di cominciare un'attività che mi apriva gli orizzonti, come dice Papa Francesco, adesso una chiesa all'aperto, per cui sono stati anni in cui ho vissuto tante esperienze sia nel santuario di Santi Medici come in cattedrale e poi anche qui a Bari, nel centro di Bari, per cui ogni avvenimento, ogni giorno è stato sempre qualcosa di bello e di entusiasmante, anche se nel contesto molte volte di difficoltà, ma la vita è per tutti un impegno e soprattutto una fiducia. Grazie, è un giubileo che non mi aspettavo con tutte le circostanze che ci sono state, e che questa epidemia possa essere anche occasione non soltanto di riflessione ma di maggiore impegno a servire il Signore e i fratelli. Novità anche dal mondo della musica. È presente da ieri su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del duo Squadrone e Trap Bro. Ce ne parlano il cantante bitontino Valerio Vacca con Valerio Ardillo. Torna il duo pugliese Squadrone, formato dal bitontino Valerio Vacca e Valerio Ardillo di Grumo Apula, con il nuovo e terzo singolo e Trap Bro, che da ieri è presente su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato a Bitonto presso il DCM Recording Studio di Domi Castellano, ma è stato pubblicato e distribuito con l'etichetta di Milano Top Records. Importante è stata la collaborazione di Pierluigi Tucci, in arte Meister Beats, che ha prodotto la base. Si tratta di una combinazione di più generi che si sposano alla perfezione e che uniscono le anime dei due componenti del gruppo. Da un lato Valerio Ardillo, in arte Falco, tendente per la trap, dall'altro Valerio Vacca, in arte Reietto, con tendenze più indie. Il rap funge da collante tra i due e, come hanno raccontato i microfoni di Radio W0, questo singolo ha un significato molto particolare per loro, perché è stato pubblicato dopo la fase più critica della pandemia del coronavirus, che ha portato un po' di grigiore nelle vite di tutti. Noi puntiamo a portare un po' di colore con la nostra musica e con la nostra arte nella vita di tutti noi. Sì, che sia insomma una ripartenza per tutti, dalle attività all'arte, alla propria spiritualità. I ragazzi vogliono lanciare con il loro singolo un messaggio importante. Si rivolgono principalmente ad un pubblico giovanile che conoscerà l'espressione gergale e trap bro e la userà genericamente per giustificare i propri modi di fare e di essere di fronte a chi non li comprende. Il brano invita a seguire la propria strada anche a costo di sbagliare e di non piacere agli altri. L'alternativo. E l'alternativo è normale. Quindi nessuno può stare a giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Siate voi stessi, insomma. No? Esatto, questo è il messaggio che vorremmo veicolare a tutti. Assecondate la vostra arte, le vostre passioni e i vostri gusti, perché molto spesso
chi ci consiglia, ci critica è perché, diciamo, vuole solo screditarci. Il singolo anticipa l'uscita del primo EP del gruppo, previsto per settembre 2020. Insomma, Reietto e Falco volano alto come il drone della loro musica, che cerca di portare colore laddove incontra una realtà grigia. E questo è il significato, per l'appunto, del nome del loro duo, Squadrone, che contiene anche un riferimento al loro lavoro di squadra, che permette ai ragazzi di continuare la loro carriera nel mondo della musica. Perciò, per restare sintonizzati con loro, ascoltare il nuovo singolo e aspettare il video ufficiale, basterà seguirli sul canale YouTube Squadrone Music, su Facebook Squadrone e su Instagram S4 Drone. E ora passiamo alla pagina sportiva. Il Bitonto Calcio è ad un passo dalla storica promozione in Serie C. La FIGC ha chiuso i campionati. A giorni ratificherà la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere in C le prime in classifica. Manca solo l'ufficialità, ma il Bitonto è ormai ad un passo da una storica promozione in Serie C. E questo è il riassunto della settimana appena trascorsa, vissuta sul filo delle emozioni e delle attese. La compagine nero-verde del patron Francesco Rossello si può dire ormai virtualmente promossa per la prima volta nella sua storia in Serie C, tra i professionisti. Un traguardo incredibile se si pensa che è stato raggiunto ad un passo anche dal centenario di fondazione della squadra della nostra città. Ma riavvolgiamo il nastro su quanto accaduto in questi ultimi giorni. Mercoledì a Roma si è tenuto il Consiglio federale della FIGC per decidere sul futuro del calcio italiano e su come ripartire o archiviare la stagione in corso dopo la sospensione forzata per l'emergenza Covid-19. La FIGC ha deliberato per la ripresa dei campionati di Serie A, B e C, senza scartare l'ipotesi per quest'ultima categoria di disputare solo i play-off per sancire la quarta promozione in B. Stop invece per la Serie D. Per quanto concerne invece l'attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B, recitava il comunicato federale, valutate le condizioni generali e l'eccezionale situazione determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine dunque per la conclusione dell'attuale stagione sportiva. La palla dunque poi è passata alla Lega Nazionale Dilettanti, che nella giornata di ieri, riunitosi nel Consiglio Direttivo in videoconferenza, ha deliberato di proporre al massimo organismo federale la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime 4 squadre classificate di ogni raggruppamento. Quest'ultimo aspetto, peraltro, aderisce a quanto già indicato dal Consiglio federale in relazione ai campionati professionistici. Tra le richieste, anche quella relativa ad una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi laddove si verificasse una carenza di organico, sempre tenendo conto di privilegiare il valore primario del merito sportivo. Ora la palla passa nuovamente al Consiglio federale, che il 3 giugno dovrà ricevere e valutare le proposte della LND e ratificare ufficialmente i verdetti. E dunque altri giorni di attesa prima di ufficialità definitive, ma il Bitonto ormai sente davvero il profumo della Serie C, il profumo di un traguardo mai raggiunto nella sua storia ormai centenaria. Aspettando le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti, a Bitonto si lavora per l'adeguamento dello stadio in vista della possibile promozione in Serie C. Il sindaco Michele Abaticchio auspica il rinvio del termine per il completamento dei lavori di ristrutturazione. Sarà indispensabile per il Bitonto Calcio in vetta al girone H della Serie D al momento della sospensione dei campionati dilettantistici avere lo stadio comunale Città degli Ulivi adeguato per disputare eventualmente la Serie C. Ipotesi sempre più concreta questa se venisse confermata la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere le prime di ogni girone e se questa fosse confermata dal Consiglio federale di inizio giugno. In merito agli interventi di ristrutturazione dello stadio, nonostante il proficuo dialogo tra l'amministrazione e la società, c'è chi nutre dei dubbi sull'effettiva azione del comune, che intanto valuta l'ipotesi di una ulteriore proroga per la data di scadenza del rifacimento dell'impianto prevista per il 15 giugno. Qualcuno può essere diffidente nei nostri confronti sul fatto che noi stiamo pensando anche ad adeguare lo stadio.
In realtà sta andando tutto come si era previsto, cioè distribuzione degli affidamenti e quindi del carico di lavoro su più uffici, questo per non ingolfare ulteriormente l'ufficio lavori pubblici e velocizzare la procedura. Le telecamere di videosorveglianza sono in carico in questo momento all'ufficio informatico, al comando dei vigili urbani, che ha raccolto già il progetto esecutivo. La parte più delicata riguarda sicuramente le opere di adeguamento dei lavori edili e dell'impiantistica, più semplici a differenza dell'installazione della curva, ferma allo stadio dall'estate del 2019, che prevede invece opere strutturali. Ieri intanto il progettista è stato nuovamente allo stadio degli Ulivi per un sopralluogo. Ha raccolto tutta la documentazione, era già avanti con la previsione del computo metrico delle opere edili, mi ha promesso che in qualche giorno mi dà almeno il computo metrico per il calcolo dei lavori e consentirci di trovare i fondi anche per le opere edili, perché siccome siamo in bilancio provvisorio stiamo prendendo i fondi dai residui dei vari capitoli. Si respira sempre più aria di Serie B in casa Futsal Bitonto 2019, che dopo lo stop definitivo alla stagione attende solo l'ufficialità per festeggiare. Ed ora attendere, sognare e poi festeggiare. Attendere che venga messo tutto nero su bianco e che poi diventi ufficiale. Sognare che accada il primo possibile quello che per molti era un'utopia destinata a rimanere tale, e poi festeggiare per un traguardo sudato, voluto e conquistato con un finale al cardiopalma, che vuol dire aver scritto la storia. Manca dunque solo l'ufficialità, ma per il Futsal Bitonto 2019 la conquista della Serie B sembra essere ormai davvero ad un passo. Nei prossimi giorni, infatti, il presidente Sibilla, più alcuni consiglieri in quota Lega Nazionale dilettanti, si riuniranno per adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati regionali, con i quali assegnare promozioni ed eventuali retrocessioni. In questi giorni di attesa, dunque, per l'intera Bitonto Sportiva, è ancora più emozionante ricordare come a condurre i neroverdi alla seconda vittoria consecutiva del campionato, in soli 2 anni di attività agonistica, siano state 2 reti messe a segno negli ultimissimi secondi, nelle ultime 2 gare casalinghe di campionato. Se quella in scivolata sotto porta di Francesco Lorusso contro il San Ferdinando, infatti, aveva tenuto accesa la speranza di potersela giocare fino alla fine. Quella del brasiliano Ivan Zerbini a 27 secondi dalla fine, nell'ultima gara della stagione contro l'Andria, verrà ricordata per sempre come la rete che ha consegnato il Futsal Bitonto al mito. Ancora pochi giorni, dunque, e sarà festa anche in casa Futsal Bitonto 2019. Una festa di quale è bello da organizzare, da vivere e poi da ricordare per sempre. Una festa che, unita a quella del Bitonto Calcio per la promozione in Serie C, vorrà dire una cosa soltanto. La favola della piccola provincia che con passione, sacrificio ed uno straordinario lavoro dei suoi uomini ha saputo tingere di nero verde l'intera Puglia, disegnandole uno straordinario futuro che assomiglia sempre più ad un sogno. Prima di lasciarvi, vi invitiamo a seguire la diretta streaming dell'inaugurazione della nuova sede della SD Dance Team Bari, diretta da Gaetano De Palo, sarà trasmessa questa sera alle ore 19:30 su Radio 00. E questa era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo una buona serata e una buona domenica e vi lasciamo alla consueta rubrica di cucina curata da Anna Veriello. Buonasera da Cesanet. Oggi prepariamo un dolce di ricotta, la classica pizza dolce, quello che facevano le nostre nonne. Allora, abbiamo bisogno di 500 g di ricotta, 6 uova, 150 g di zucchero semolato, 120 ml di liquore limoncello e un mezzo bicchiere di latte. E in più aggiungiamo della scorza grattugiata di limone. Invece per la sfoglia esterna abbiamo bisogno di 250 g di farina, io uso sempre l'italiana di Agugiaro e Figna, 120 g di zucchero e un 100 di olio. Poi mano in mano andremo ad aggiungere l'acqua necessaria per avere una palla morbida. Rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a lavorare il tutto. Quando il nostro composto è bello sfumoso come una crema, aggiungiamo la buccia di limone e schiacciamo con una forchetta la ricotta e l'aggiungiamo. Schiacciamo.
versiamo nel nostro composto di uova e zucchero e buccia di limone. Continuiamo ad impastare. A questo punto aggiungiamo sia il latte che il liquore limoncello. E riprendiamo di nuovo a mescolare. Lasciamo riposare e nel frattempo ci prepariamo la sfoglia esterna. In una ciotola abbiamo messo quindi la farina, lo zucchero e l'olio e iniziamo ad impastare. Ora aiutiamoci con la mano e vediamo se la palla, ok, diciamo che si sgretolerebbe un po', quindi mettiamo proprio a filo un po' d'acqua, proprio guardate, ne ho messa un po' dove avevo messo l'olio, giusto un po', e impastiamo. Ora che facciamo? Mettiamo un po' di farina, sempre sul nostro piano di lavoro, e mettiamo tutto il composto. Aiutiamoci con tutte e due le mani e formiamo una palla omogenea. Ho aggiunto ancora 80 ml di acqua per ottenere questo panetto morbido. Quindi continuiamo a lavorare delicatamente, formiamo la nostra bella palla. La facciamo riposare una decina di minuti e poi la stendiamo. Tagliamo un pezzo dalla nostra sfoglia che ci servirà per le strisce. Spolveriamo sempre la nostra base di lavoro. Appoggiamo e con il mattarello stendiamo una sfoglia sottile. Deve diventare trasparente, vedete? Poi prendiamo, la rotoliamo e foderiamo la nostra teglia da crostata. Foderata la nostra tortiera, versiamo il composto. Versiamo il composto e iniziamo a stendere un'altra sfoglia per ritagliarci le nostre striscioline. Prendiamo le nostre striscioline e iniziamo a disporle. Appena finiamo di distribuire le strisce, intingiamo il nostro pennello nell'olio e spennelliamo su ogni striscia. Appena completiamo questo procedimento, prendiamo lo zucchero e andiamo con lo zucchero su ogni striscia. E poi inforniamo a 180 gradi per 20-25 minuti. L'importante è che quando muovete poi la teglia sentite che il composto è compatto. Dopo 20 minuti il risultato è questo. La dobbiamo lasciare raffreddare e la dobbiamo lasciare in teglia per almeno 24 ore. Poi potremmo toglierla dalla tortiera e spolverizzare con zucchero a velo. Cesanet! Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.